Il Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano si prenota per un distretto rurale. Entro il 31 dicembre deve presentare in regione la sua candidatura tenendo conto dei requisiti richiesti dall'avviso pubblico. Negli ultimi mesi presso la sede dell'ente si sono tenuti alcuni incontri con le parti interessate per informarle sulle finalità del distretto e sulle procedure da attuare per ottenere il riconoscimento, ma soprattutto per comprendere se c'è la volontà del territorio di aderire all'iniziativa regionale. Diversi i requisiti necessari per ottenere il via libera alla costituzione del distretto rurale del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Tra le altre cose è richiesta l'adesione al progetto di almeno 10 comuni e 50 aziende del settore, numeri che l'ente conta di raggiungere entro la fine del mese, quando scade appunto il termine per la presentazione delle istanze. Il distretto rurale è un nuovo sistema di governance su cui basare nel tempo una programmazione territoriale in grado di captare e intercettare tutte le risorse disponibili, sia quelle interne al territorio che esterne, e quindi regionali, nazionali ed europee, divenendo in questo modo un punto di riferimento e di attrazione per il comparto rurale. Nei primi mesi del 2020 si saprà se il distretto rurale del parco potrà costituirsi. I vertici dell'ente ce la stanno mettendo tutta per fare in modo che ciò accada, anche perché sollecitati dagli operatori del settore che vedono in questa iniziativa una nuova opportunità per reperire i fondi necessari per valorizzare il mondo agricolo dell'area protetta, un comparto che ha grosse potenzialità, ma gli mancano gli strumenti per volare alto.